festa di San Giuseppe e dunque ci sarà alle 19:30 domani sera una messa cantata in onore di San Giuseppe. Domenica prossima sono le palme, inizia la settimana santa, la messa, la cerimonia, la benedizione, la processione, poi la messa col canto del Passio, normalmente alle 10:30, ma forse è abbastanza in punto perché la cerimonia è lunga. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, quanti sono le verità, gli incitamenti da parte della Chiesa da meditare in questo giorno della Passione, prima domenica della Passione, nella quale udiamo il nostro Signore Gesù Cristo, al contempo con una divina mansuetudine, però già come una sentenza di condanna all'eterno inferno, rivolgere la parola agli increduli giudei che sanno, però non credono perché non vogliono vivere di quello che sanno. E vediamo però Santa Madre Chiesa molto sollecita a non avere paura a rivolgerci a noi o chiedere a noi stessi di rivolgere quella stessa severità e intransigenza. Noi lo possiamo fare perché siamo cattolici. Purtroppo i fedeli di Bergoglio, Ratzinger, Wojtyla, fino a Giovanni III non lo possono fare, perché non sono intransigenti, loro transigono. Sì, ma. Sì, ma. È peccato, ma. Sì, non dovevo farlo, però, ma, no. Noi senza sì e ma andiamo a seguire, più di lettera, nostro Signore Gesù Cristo, nel modo nel quale continua a insegnarci attraverso Santa Madre Chiesa, attraverso i Santi Papi, e non dobbiamo avere paura di prendere veramente la croce quotidiana su di noi e entrare in vero e severo giudizio, discussione di coscienza con noi stessi, se non vogliamo fare la fine della verità, non solo dei poveri modernisti oggi, ma forse ancora dei più poveri tradizionalisti che cercano di stare dietro ai modernisti, e alla fine che hanno fatto questi poveri rinnegati del loro Dio che hanno messo in croce, ma che alla fine che hanno fatto quanti in tutta la storia dell'umanità, quanti hanno alla fine abbandonato il loro Dio, tutta la storia dell'umanità, tutta la storia del popolo eletto, è un continuo ripetersi di abbandonare Dio e di perdersi. In questi giorni che leggiamo il profeta Geremia, che è chiamato a dire al suo popolo, guardate, è molto semplice, avete abbandonato Dio, e beh, sarete in cattività in Babilonia e le vedrete di tutti i colori. E non vi fate illusioni, sei secoli prima sotto Mosè avete fatto la stessa cosa. Prima eravate in schiavitù, poi siete stati liberati, poi grazie mio Dio sei così buono, ci dai da mangiare, ci protegge la notte, ci dai l'ombra al giorno. Non siete stati fedeli, siete stati sempre puniti. E questo vale per il popolo eletto 20 secoli fa, vale per il genere umano dal suo inizio con Adamo e Eva, vale per tutti, ma vale appunto anche per ciascuna e singola anima nostra che è da salvare. Perciò le parole dei grandi due papi, San Leone prima, chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Questa parola, non possiamo dubitarlo, riguarda non solo i discepoli di Cristo, ma tutti i fedeli, la Chiesa intera, la quale nella sua universalità ascoltava le condizioni della salute nella persona di quelli che allora erano presenti. E come è dovere di tutto il corpo
il vivere piamente, così l'obbligo di portare la croce è di tutti i tempi. E non senza motivo si consiglia a ciascuno di portare la sua croce, essendo che ognuno ne è caricato in maniera e misura a lui propria. La persecuzione è designata con una sola parola, ma esiste più di una causa di combattimento, e ordinariamente c'è a temere più da uno che tende insidie di nascosto che da un avversario dichiarato. Il beato Giobbe, che aveva appreso che i beni e i mali si succedono in questo mondo, diceva con pietà e verità: non è forse una tentazione la vita dell'uomo sulla terra, cioè la vita tutta? Non sono soltanto i dolori e i supplizi del corpo che assalgono l'anima fedele, perché essa è minacciata da grave malattia, ancorché tutte le membra rimangono perfettamente sane, se si lascia ramollire dai piaceri del senso. È Giobbe che parla. Se ci lasciamo ramollire dai piaceri del senso, siamo più malati che non se soffriamo atrocemente dei nostri malanni e dei nostri acciacchi. E se io vi dico, sentite, sapete cosa? Lasciate la pratica del digiuno e di pregare di più, va bene? Siate delle brave persone, fate un gesto verso qualcheduno. Io vi inciterei a ramollirvi nei vostri piaceri e sarei un cattivo pastore che vi porterebbe alla perdizione. Non è che c'è molto da tergiversare. Il fatto che non si prega più e non si digiuna più e non si fa più penitenza è inutile. Si può fare mille considerazioni prima mentre dopo. E questa è la causa della nostra rovina. E ne siamo tanto più certi che non vale solo per oggi, ma valeva per tutti i tempi. Più veniamo qui a messa e più passano gli anni che leggiamo e rileggiamo domenica per domenica le omelie e i complimenti, ci rendiamo conto che è questa l'equazione. Che per manco di ricerca dello Spirito di Dio si perde Dio. E lentamente lo si perde Dio. Perché prima ancora lo si conosce molto bene, anzi lo si difende perfino. Però non lo si vive più. E così la nostra società è andata a scivolare dov'era. Scoppiata la rivoluzione francese, alle armi, insorgenze. Fino a un certo punto. Poi lettere infuocate, certamente, dei buoni pastori, dei vescovi che insorgevano contro i cattivi decreti dei Savoia, ingiusti, eccetera. E ogni volta che un vescovo, un prete era stato incarcerato, questo o quest'altro, grandi proteste, si sono scemate. Le grandi proteste. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, Concilio Vaticano II, mettiamoci d'accordo. Sapete che cosa? Noi ce la teniamo per noi la nostra religione, voi le vostre democrazie le fate come sapete voi e cerchiamo di metterci d'accordo, così siamo indipendenti. Talmente indipendenti che sarà l'Islam a misurare questa indipendenza. E torniamo a noi dunque, vedete che il vivere nei piaceri è una grave malattia. E perciò qualcheduno suol dire: ma la gente è troppo superficiale quando semplicemente dice sì, tutto quello che succede adesso è il materialismo, è il benessere che si è venuto dopo la guerra. Non è così sbagliato, perché in più era un benessere sì creato con molta fatica per chi faticava, però una fatica che poi è andata a produrre più il superfluo è quello che ramolisce che non quello che sostenta per alzare la testa in cielo nel vivere. Perciò oggi viviamo in un mondo dove si lavora
come delle bestie, avendo in superfluo il superfluo, in abbondanza il superfluo e in totale mancanza il necessario. Questo per esasperare le povere anime e i corpi. Grave malattia, ancorché tutte le membra rimangono perfettamente sane se si lascia ramolire dai piaceri del senso. Ma siccome la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito contrari alla carne, l'anima ragionevole è munita del soccorso della croce di Cristo, onde non acconsenta ai desideri colpevoli allorché è tentata, perché è trafitta e trattenuta dai chiodi della continenza e dal timor di Dio. Ecco la sentenza finale, irrevocabile, contro Freud e tutto compagnia bella. Sì, però sono sul comunque, se è la natura, sono pulsioni, bisogna comunque, insomma, non si può reprimere. Si può reprimere. Con i chiodi della continenza dal timore di Dio. Ah sì, però allora poi è una negazione della natura come era il cattivo medioevo. Ma guardali in faccia quanto erano più belli di voi oggi, i medievali. Più virili e più femminili, se si parla di donna o di uomo. E più forti in fisico. Però noi, seguendo la grande scienza, la psicologia, sappiamo che bisogna evitare i traumi, perché altrimenti vengono le nevrosi. Allora, con mille scuse, alla fine devo vivere da porco lo stesso, perché l'ha detto il scienziato e gli ha insegnato così. No. Sentenza senza appello, se non facciamo penitenza e inchiodiamo con la continenza del timor di Dio, col chiodo del timor di Dio, i nostri desideri colpevoli che lottano contro lo spirito, ci danniamo. Perché forse ci rimane adesso un po' un dubbio, ma perché i desideri sarebbero colpevoli e contrari allo spirito? Non è un po' dal, non sa un po' da Lutero tutto questo, d'agnosi che nega la carne, lo spirito? Sì, bene se sorge questa obiezione. Ah, no. Certo che tutto quello che ha creato Dio è buono, certo. E anche la libido è buona, come il piacere e il gusto e la fame viva di mordere un bello steak. È buona, lo ricordiamo sempre. Non toglie che ci si dimentica in tutto questo ragionamento un passaggio. Il passaggio è il peccato originale. E quel passaggio fa sì che noi, pensando come Rousseau, che siamo dei santi innocenti, invece siamo dei perversi. Perché avendo perso la grazia di Dio, tutto quello che ci sembra così bello, così innocente, così puro, invece è un grande disordine se non viene tenuto a bada e corretto non con piccole carezze, con disciplina. Chiedete ai santi cosa hanno fatto loro per diventare e venire a capo dei loro caratterini, oltre che delle loro passioni. Ecco, quando noi dunque portiamo la nostra anima davanti a queste grandi realtà, entriamo in questo tipo di discussione con noi stessi, iniziamo a sondare il terreno del nostro cuore, come stavolta poi ce lo chiede San Gregorio Papa, quando dice queste severissime parole del Cristo: chi è da Dio ascolta la parola di Dio, e perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Se io non mi sottometto alla sana e sacra disciplina della penitenza quaresimale, io ascolto senza ascoltare.
Se dunque chi è da Dio intende le parole di Dio, e se chi non è da Dio non può intenderle, ognuno si domandi, ci dice San Gregorio Papa, ognuno si domandi se l'orecchio del suo cuore percepisca le parole di Dio e conoscerà a chi appartiene. La verità ordina di desiderare la patria celeste, di calpestare i desideri della carne. Mano sul petto, quante volte ho io un vivo desiderio della patria celeste? Ce lo chiediamo ogni anno più volte, ma è da chiedersi ogni giorno, la sera. Io, in tutto questo giorno, quante volte ho pensato, desiderato la patria celeste? Mano sul petto, devo rispondere solo a me, a Dio, non lo deve sapere nessun altro. Poca roba. Desiderare la patria celeste e calpestare i desideri della carne. Invece, se mai soffriamo che non possiamo cedere ai desideri della carne, se solo potessi, ma da lì a grandiosamente calpestarle con disprezzo. Ciascuno di voi esamini dunque dentro se stesso se questa voce di Dio colpisce fortemente l'orecchio del suo cuore. Io sento tutto, saputo, so. Anzi, farò tutto che quando avrò figli magari le faccio insegnare, perché è molto importante. No, dice Santo Papa, non mi interessa se l'hai già sentito e se procuri che altri ascoltino. Tu l'hai sentito, sì o no, fortemente con l'orecchio del tuo cuore? E conoscerà se è già da Dio. Controprova. Se non colpisce fortemente queste parole, sono tranquillo, non sono da Dio. E mi va molto meglio alzarmi da un esame di coscienza sapendo, a dire la verità, non sono da Dio. E inginocchiarmi e dire: mio Dio, io non sono da te, io sono da uomo del mondo, vanitoso, sensuale e in ricerca di onore, di agio, di benessere. E allora sì che sono poi il pubblicano che sta in fondo alla chiesa, che non alza neanche la testa, che batte il petto. E con questo ho sorpassato i più pii. È questo che vuole la Chiesa da noi, che recitiamo anche ogni volta: Domine non sum dignus sut inter sub tectum meum, se tantum dic verba cenabitur al me. È un autentico atto di umiltà che è richiesto da noi ogni giorno, ma tanto più in questi tempi. Ci sono alcuni, continua il Papa, che non si degnano di ascoltare neppure con le orecchie del corpo i divini precetti. E va bene. E ci sono di quelli che li ascoltano sì con le orecchie del corpo, ma senza aver nell'animo alcun desiderio di praticarli. Anche lì, da soli, ciascuno per sé. Io quanto desiderio ho di praticare la religione con tutto quello che comporta. Non solo, tra l'altro, la disciplina e la penitenza quaresimale, ma la morale in tutti i sensi, sul lavoro, nella famiglia, nel rapporto matrimoniale fra moglie e marito, nell'educare i figli. Dunque non hanno alcun desiderio di praticare. E ci sono di quelli che ascoltano volentieri la parola di Dio, al punto da esserne tocchi fino alle lacrime. E poi lo sono veramente, tocchi le lacrime, perché la bellezza della dottrina di Gesù Cristo è talmente bella che io ne posso essere, come lo era Gandhi, tocco fino alle lacrime, perché diceva: più bel Vangelo di Giovanni non esiste, però non mi faccio cristiano, vigliacco, ipocrita che sei, perché non ho trovato nessuno che vive così, invece c'erano. Però questa l'aveva capita, la bellezza del cristianesimo. Per strano energumeno.
E ci sono di quelli che ascoltano volentieri le parole di Dio, al punto di esserne tocchi e fine lacrime, ma appena passato questo momento di emozione ritornano al peccato. Tutti questi, certo, non ascoltano le parole di Dio perché non cercano di metterle in pratica con le opere. Richiamate dunque, fratelli carissimi, la vostra vita innanzi agli occhi della vostra anima e imprimete profondamente nei vostri cuori il sentimento di timore che devono ispirare queste parole pronunziate dalla stessa verità. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. E poi conclude con il tremendo analisi della risposta dei giudei, della quale lui dice, ecco che loro con il loro modo di rispondere si danno a se stessi e al mondo prova che appunto non sono di Dio. E questo essere di Dio o da Dio, o il non essere di Dio o da Dio, è quello che spiega non solo il peccato originale, spiega il primo grande omicidio, Caino e Abele, e spiega tutti i mali nel mondo, presenti e passati e futuri, e anche nostri attualissimi. Vedete, voglio, e l'ho già ricordato, rispondere a questo punto a un rimprovero che ci è stato fatto. Noi chi? Noi i sedevacantisti. Dunque, dopo esaminare la nostra propria coscienza, il nostro cuore intimo, esaminiamo anche tanto in tanto il nostro corpo, la nostra, chiamiamola, società. Ebbene, siamo accusati appunto di non essere da Gesù Cristo, non avere lo spirito di Gesù Cristo, perché veniamo accusati di non reggere la crisi della Chiesa, non riconoscere nella crisi della Chiesa il Cristo, la passione di Cristo, e scoraggiati da questo abbandoniamo il Vaticano, abbandoniamo la gerarchia ufficiale e ci allontaniamo da Gesù Cristo come gli apostoli fuggirono dalla croce. Questo è dunque il rimprovero, l'accusa che ci fa pochi giorni fa ancora Monsignore Bernard Follet, superiore della Fraternità San Pio X. Poi aggiunge che non solo i sedevacantisti, ma anche quelli che fanno la cosiddetta resistenza, cioè quelli che si oppongono a relazioni diplomatiche di amicamento, non amicamento, accordo, non accordo con la Chiesa ufficiale. Ebbene, ho sì l'intenzione, sicuramente in un'altra sede, in modo più dettagliato, però vogliamo rispondere. Rispondere in carità fraterna con la controaccusa. Vediamo il vitello d'oro. Cos'è successo al vitello d'oro, quando c'era il vitello d'oro? Vi era il popolo eletto, appena liberato dal giogo di Egitto, come dicevamo prima, colmato di ogni bene, e che arriva al Sinai. E lì Mosè dice, Aaron, tu occupati un po' di sta gente che io devo andare su perché mi chiama Dio e vengo giù con la legge. Cosa fa il popolo giù sotto? Dov'è Mosè? Non vedo più Mosè? Non si vede più Mosè? Ma non è possibile? Cioè, dov'è Dio? Ma è Dio, colui che ci ha liberato dall'Egitto? Dov'è quel Dio che ci fa tutti questi benefici? Aaron, che succede? Dov'è Mosè? Ah, aspettate, tornerà. Non sappiamo quando tornerà. No, non è possibile. Noi dobbiamo vedere un Dio che ci ha liberato e ci ha fatti. E guai a te, perché guarda che ci ha fatto passare grandi guai venendo fin qua in deserto, che forse eravamo meglio in Egitto. Eravamo schiavi, però avevamo da mangiare e bere ogni giorno. Adesso siamo qua in mezzo al deserto. Vabbè che
Siamo protetti, ma insomma non vanno bene le cose. Tu cerca di fare qualche cosa, Ron ne prende paura. Datemi i vostri orecchini, datemi il vostro oro, che vi faccio un Dio che voi potete adorare, e attribuite a questo Dio che voi fate delle vostre mani i benefici di Dio. E loro? Ah, benissimo, si fanno il vitello d'oro, sei tu che ci hai liberato dall'Egitto, sei tu che ci hai liberato da Faraone, sei tu che ci hai fatto passare il mare. Sapete, in questi giorni, oggi, leggiamo il profeta Geremia. E il profeta Geremia viveva in un tempo analogo, sei secoli dopo del vitello d'oro, ci ritorniamo, di piena decadenza della religione, che arrivava appunto fino alla deportazione, siamo al VI secolo prima di Gesù Cristo, a Babilonia. La religione era a terra. La tradizione ci dice che il profeta Geremia era rimasto a Gerusalemme con quei pochi che erano rimasti perché non deportati in Babilonia. E poi fuggono anche a Gerusalemme e si rifugiano in Egitto, e la tradizione ci dice che è stato poi perfino lì lapidato dai suoi propri correligionari giudei che sono tornati al paganesimo. E, attenzione, nella analisi molto differenziata della idolatria, che non ha tutti i gradi uguali, esistono vari gradi di idolatria, e beh, uno è quello: al massimo si dice si arrivava a collegare la venerazione del vero Dio, cioè l'onore attribuito al vero Dio, con gli idoli. Attribuire l'onore dovuto al vero Dio agli idoli, esattamente come sei secoli prima il popolo ai piedi del Sinai. Noi vogliamo avere un Dio qua che possiamo dire grazie, ci ha tirato fuori dall'Egitto. Ebbene, accuso, rinvio l'accusa che ci viene da Monsignore Bernard Felet. Monsignor Lefebvre non c'è più dal 91, stai perdendo la bussola e ti sei fatto un vitello d'oro che tu chiami essere la Chiesa ufficiale, di cui tu, Monsignor Bernard Felet, sai benissimo che il Vescovo che ti ha imposto le mani ti disse nel 90 che quella non è la Chiesa visibile fondata dal Cristo. Ma tu, per paura nel deserto, ed è veramente un deserto nel quale vivi, vuoi avere una società visibile, riconosciuta. Non vuoi la visibilità di Dio nella nube del Monte Sinai. Vuoi una visibilità riconosciuta dalla internazionalità massonica, ebraica, islamica, internazionale. Sì, quella adesso il Vaticano lo è, perché ha abbandonato l'intransigenza, è diventato transigente e si mette il Cristo in tasca, o allora sotto petto. Guai a te a portare i tradizionalisti che ti hanno seguito dal concilio nel deserto del post-concilio, di riportarli al vitello d'oro o riportarli in Egitto alla schiavitù del concilio. E non farti illusione, non ne sei lontano. In luglio avrai un capitolo generale. E le notizie ci dicono che il Bergoglio di turno sta già preparando un ennesimo documento per te. Io, ciascuno di noi, anche te, mettiti la mano sul petto. Sei da Dio o non sei da Dio? Grave! E non esageriamo nella gravità. Perché più grave, nel senso di serietà, e comunque e rimane la sorte di ciascuna delle nostre singole anime. E vedete, è il grande mistero. Se non pratichiamo la normale vita di penitenza come ce la chiede la Chiesa,
No, perdiamo l'orecchio interiore e non riconosciamo la voce del nostro pastore. Ora Gesù Cristo dice: io conosco le mie pecorelle e le mie pecorelle conoscono me. Ma se io mi rendo sordo, non riconosco più la voce del pastore. Perciò è inutile da dare la colpa agli altri, al limite anche, non so, al Monsignor Follet, al Paolo VI di turno, alla loggia, alla sinagoga. Io devo prendermi io le mie responsabilità e rendermi io degno di Dio attraverso degni frutti di penitenza, perché poi oderò la voce del mio pastore. Cari fedeli, è la grande grazia anche che mi auguro, ci auguriamo per questa Pasqua, di risorgere poi spiritualmente nella notte di Pasqua, il giorno nuovamente dunque e frescamente nella nostra fede cristiana cattolica, e anche con più serenità e più certezza anche per cosa e come stiamo facendo e praticando la religione cattolica. In nome del Padre, del Figlio e del Santo, così sia lodato Gesù Cristo.